Comincia il Tour de Force, 8 partite in 28 giorni. Subito la sfida sul campo della Viterbese, ultima in classifica con il Grosseto, ma profondamente rinnovata in questa sessione di mercato. Per il Pescara, sottolinea Gaetano Auteri, una partita fondamentale. Una gara fondamentale, una delle poche volte che parlo così, perché può essere una grande svolta per la stagione. Per fare questo dovremo giocare una partita strepitosa dal punto di vista dei ritmi, dell'intensità e della lucidità mentale. Ben 8 defezioni tra infortunati, positivi al Covid, 3 e ai margini perché in procinto di cambiare casacca. Sono Chiarella, Bocic, De Marchi, Drudi, Cancellotti, Frascatore, Derisio e il lungo degente Di Gennaro. Tornano a disposizione Giannes e Pompetti, prima convocazione per il difensore Mario Hierardi, arrivato in prestito secco dal Vicenza. Il probabile 11, Sorrentino tre palie, in difesa Giannes, Ingrosso e Veroli. Zappella e Rasi sulle fasce, Pompetti e Mimu. Uscì nel cuore del reparto nevralgico, davanti Rauti e Dursi a supporto di Ferrari. Viterbese priva di Pavlev per la squalifica e Murilo causa infortunio, soprattutto con tante facce nuove. Fumagalli, Ricci, Semenzato, Bianchimano, Maffei, Polito e l'attaccante Polidori, tornato alla Viterbese di proprietà anni fa del Pescara, senza però mai far parte della rosa. Classifica deficitaria, ultimo posto, appena 2 vittorie, l'ultima delle quali lo scorso 21 novembre. 2-1 in casa col Gubbio, ma squadra in ripresa. Nell'ultimo turno ha sfiorato il successo a Cesena. 4 pareggi di fila per 0-0, 21 reti realizzate, 33 subite. Il probabile 11, sistema di gioco 4-3-3. Tra i pali Fumagalli, prossimo alle 40 primavere, ex compagno di squadra di Ferrari nel Piacenza, che nel 2019, il DS era Matteassi, sfiorò di un niente la Serie B. In difesa Semenzato, D'Ambrosio, Martinelli e Urso. Giuliano in cabina di regia, Mezzali, Calcagni e Adopo in attacco, il tridente Volpicelli, Bianchimano, Simonelli, il tecnico Francesco Punzi. Il Pescara anche in asse di partenza probabilmente è una delle favorite, ha un allenatore che è un pochino anche la storia di questo campionato e quindi noi sappiamo le difficoltà della partita. Loro sono una squadra che tenta sempre di farla la partita come noi e questo potrebbe aprire lo scenario di una partita aperta con diversi capovolgimenti di fronte e quindi anche gradevole ad essere vista. Noi dobbiamo essere bravi a non concedere come stiamo facendo nelle ultime settimane ed essere bravi a concretizzare di più quello che produciamo, perché solo così avremo la forza di fare uno scattino in avanti. Adesso la Viterbese è una squadra consistente, secondo me lo era anche prima, poi probabilmente non sempre le prestazioni sono state all'altezza, ma domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che è destinato a non rimanere in fondo alla classifica. Le ultime di mercato. Rizzo ufficiale alla Messina per l'attacco in arrivo dal Seregno, Jacopo Cernigoi con De Marchi destinato al Sud Tirol. Cernigoi è legato al Seregno sino al 30 giugno 2024, al Delfino approderebbe in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula per De Marchi al Sud Tirol. Nato a Mantova, 27 anni appena compiuti, Jacopo Cernigoi è un centravanti di struttura ma con caratteristiche diverse da quelle di Ferrari, ovvero più tecnico e incline a giocare per la squadra quando riceve palla e con la squadra quando si tratta di legare il gioco. Quest'anno 5 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Nella primavera del Milan è stato allenato da Pippo Inzaghi. La curiosità, debutto da urlo nelle immagini, impreziosito da 4 gol proprio contro i biancazzurri di Federico Giampaolo il 24 agosto 2013. Milan-Pescara 4-0. Nella partita di ritorno disputata a Cepagatti, Cernigoi realizzò la rete del pareggio 3-3. Quindi esperienza in D con Prosesto, Seregno e Virtus Verona, 17 centri nella stagione 2015-2016 e il doppio salto in B nel Vicenza l'anno successivo, 24 presenze e un gol. Tanta Serie C con Pisa, Paganese, Rieti, 5 gol da gennaio a giugno 2019, compagni di reparto Gondo e Maestro, San Benedettese, 9 reti in campionato di cui 4 nel match interno con la Piacenza di Matteassi, Juve Stabia e appunto Seregno. Infine pista belga per Bocic, che piace anche alla Fermana. Non ci sono invece sviluppi su Galano, attenzionato dal Bari.